prove tecniche in vista della trasferta di Rieti. Ceteo Di Mascio continua a testare le potenzialità del Teramo in ottica rush finale di campionato, nel quale saranno 7 le sfide che il Diavolo affronterà lontano dal Bonolis, appunto le trasferte, quelle che hanno spesso condizionato il percorso di crescita della formazione biancorossa anche sotto la gestione di Bruno Tedino, ma cui adesso va posto rimedio. Partendo proprio dal Maglio Scopigno, campo non impossibile dal punto di vista dell'avversario, fanalino di coda della graduatoria del Girone C. Anche perché le successive non saranno affatto morbide, sempre sulla carta, come quella di dopodomani. Le prossime vedranno infatti i biancorossi di scena a Pagani, a Caserta e Bisceglie in rapida sequenza, a Terni, a Reggio Calabria contro l'attuale capolista e infine a Catania. Insomma, non proprio le gare fuori casa più semplici che ci possano essere. Ed ecco perché l'occasione con Rieti va sfruttata a pieno, considerando poi che tra le mura amiche, dove il Teramo rende al massimo, può essere ipotizzato già un percorso di alto profilo. In ottica formazione, Di Mascio nei giorni scorsi ha approvato la coppia Magnaghi-Minelli, ma è evidente che il nuovo allenatore voglia anche capire se Bombagi sia ormai diventato la spalla ideale della prima punta, ed è per questo che nella seduta odierna l'ex Pordenone, troppo isolato sabato pomeriggio col Monopoli, ha ripreso il posto di seconda punta con Costa Ferreira, che avrà il ruolo di ispirare tutti e due. Mungo è stato inserito come mezzala insieme a Dilari e Viero e la retroguardia formata da Piacentini e Soprano, ma non è da escludere che la squalifica di Santoro possa convincere Di Mascio ad inserire K tra le linee per formare quel trio giovane che possa consegnare minutaggio al Teramo e metterlo nella graduatoria dei contributi erogati dalla Lega. Quando tornerà Santoro invece il problema sarà superato agevolmente, anche perché l'ex Palermo è ormai diventato un punto fermo della mediana biancorossa. Dunque parte la lunga volata per conservare il posto nei playoff, con l'obiettivo di migliorare l'attuale posizione in classifica. Un obiettivo che non può non passare però da un rendimento esterno migliore rispetto a quello mostrato finora. Ma obiettivi di carattere statistico non ne ho mai parlato e non mai lo farò, ma non è né un problema né di scaramanzia né di... è perché nel calcio siamo tutti abituati a sapere che quelli che sono certi proclami o certi obiettivi vengono smentiti il giorno dopo. Quello invece di cercare di fare bene con questo gruppo di ragazzi, che cercando di renderlo più coeso, cercando di creare in loro quella voglia, quella disperazione, quella ferocia che una squadra che vuole ottenere qualcosa in più deve avere, questo proverò a farlo insieme al mio staff con tutte le mie forze.